Amici di canalecaccia.tv e di tgcaccia.it, siamo ad IWA 2016 e è con un vero piacere che abbiamo davanti alle nostre telecamere Mauro Perazzi. E non riuscivo mai a beccarti, stamattina siamo arrivati presto e siamo qui. Beh, Perazzi è sinonimo di eccellenza, non di qualità. Ho visto che lo stand è gettonatissimo, Mauro. Siete uno dei nomi che portano in maniera più alta il nostro marchio Made in Italy nel mondo. Quali sensazioni da questa fiera? Anzitutto ti ringrazio moltissimo, mi fa molto piacere. E la sensazione è ottima come sempre, ogni anno la presenza a IWA è importantissima per la nostra azienda, per il nostro marchio. Come giustamente hai anticipato tu prima, gettonato infatti dalla mattina alle 9 all'apertura fino alle 18 chiusura, e il nostro stand è gremito di persone, di armieri, persone interessate comunque al nostro prodotto. Eccellenza italiana, sì, effettivamente è vero, grazie al nostro contributo dei nostri operatori interni all'azienda, lo sforzo ovviamente che dedichiamo per produrre questi fucili alla fine fa sì che il nostro prodotto sia veramente ad altissimo livello. Quasi la scelta del rosso sembrerebbe non a caso, mi verrebbe di dire siete la Ferrari delle armi, di conseguenza diciamo il paragone calza bene, si vede anche la gente quando si avvicina alle vostre armi quasi intimorita, invece sono armi che sono fatte per sparare. Solo esclusivamente sportive, quindi è vero, abbiamo associato il colore rosso da molti anni a un fatto di rosso competizione. Il rosso è il nostro colore da competizione, a livello, i francesi hanno il blu, gli inglesi hanno il green, noi invece, gli olandesi l'arancione e gli italiani giustamente il rosso, non per niente Alfa e Ferrari quando correvano erano ai tempi d'oro erano questi colori. Quindi con tanto onore noi vestiamo i colori di queste scuderie. Rio 2016, vi aspettate di mietere di nuovo medaglie su medaglie? Preferisco non commentare questa domanda, no, aspetto, voglio aspettare, poi dopo se ne potrà parlare, quindi non voglio fare nessuna anticipazione, un po' per scaramanzia, quindi lasciamo tutto al destino. Due cose però le dico io, in ogni caso voi siete entrati in pieno nel mondo della globalizzazione perché i tiratori di tutto il mondo utilizzano praticamente le vostre armi e di conseguenza incrociamo le dita anche davanti alla telecamera, ma sono convinto che come ogni volta ritorneremo praticamente pieni di soddisfazione. Me lo auguro tantissimo comunque, veramente, me lo auguro molto. Bene, io Mauro ti ringrazio tantissimo, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto, ma non ce n'è bisogno perché siete veramente una garanzia. Molto gentile. Grazie. Amici di Canale Caccia, vi salutiamo da IWA. E la prima occasione che avete, venite a vedere queste armi e andatele a vedere anche nelle armerie perché sono uno spettacolo veramente unico. Grazie Mauro. Grazie a te, grazie.